comandante che ha saputo fare da guida senza mai perdere la propria umanità. In tanti lo hanno ricordato così, come un uomo sincero, corretto e umile, nonostante la divisa indossata per una vita. I massimi vertici dell'esercito, le autorità locali, le forze dell'ordine e tanti amici e conoscenti hanno sfidato nebbia e freddo oggi pomeriggio per raggiungere da ogni parte d'Italia Veleia Romana e salutare per l'ultima volta il generale di corpo d'armata Fabrizio Castagnetti, scomparso improvvisamente sabato all'età di 72 anni nella sua abitazione proprio a Veleia per un malore fatale. Quanto quest'uomo ha dato nel servire la divisa, quanto oggi noi abbiamo il dovere di riconoscere il suo servizio e di riconoscere quanto ha operato. Presenti i massimi vertici delle Forze Armate Italiane, il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale di Corpo d'Armata Danilo Enrico e il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Claudio Graziano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio esprimendo sentimenti di sincero cordoglio. Egli ha sempre servito la nostra patria con onore e dedizione, meritandosi sincera stima e riconoscimento. Nella triste circostanza la prego di far giungere all'esercito e quartiere dell'artificiale i sentimenti del suo partecipe con firmato Sergio Mattarella. Questa figura che ha segnato un momento straordinario dell'esercito, che ha cambiato la vita di molti di noi, che tutti noi ricordiamo come un ufficiale di grande innovazione e dedito soprattutto alla cura dei giovani, alla cura del personale. In chiesa in prima fila la moglie e i due figli. A prendere la parola è stato il figlio Claudio, che ha ricordato come gli insegnamenti ricevuti dal padre lo abbiano aiutato ad affrontare i momenti difficili. Il feretro è stato portato a braccia da 6 militari del 2° Reggimento Genio Pontieri, ricevendo gli onori militari da un picchetto sempre del Genio Pontieri e dalla fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Schierate anche le associazioni combattentistiche del territorio. Oltre a essere stato un grande comandante, capo stato maggiore, era un uomo dalle molteplici qualità, un uomo capace di farti capire come bisogna vivere, come va vissuta la vita, sempre ordinatamente come militare, insomma. Una persona molto affabile, una persona che comunicava facilmente, nonostante il suo grado, comunicava anche con i suoi sottoposti. A ricordarlo anche i rappresentanti delle forze dell'ordine piacentine. Una persona di un cuore enorme, di una professionalità eccezionale, e veramente ce l'ho nel cuore e sono veramente costernato.